di unità dell'esercito, la vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Quindi parere favorevole con queste brevissime riformulazioni. La nuova riformulazione del Segoni è parere favorevole, sempre con la premessa negli impegni del Governo nel rispetto delle politiche di finanza pubblica. Idem per quella del collega Brunetta, sempre la premessa negli impegni. Causin identica, quindi parere favorevole sempre con questo impegno, come dire, a dichiarare compatibilmente l'opportunità delle compatibilmente con le politiche di finanza pubblica. Rampelli, parere favorevole sempre con alla premessa dell'impegno al governo con la stessa formula di rito nel rispetto delle politiche di finanza pubblica. Molto bene, grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pastorelli, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, signora rappresentante del Governo. La mozione che oggi insieme ad altri colleghi deputati sottopongo al vostro voto è prima di tutto un atto dovuto nei confronti delle popolazioni venete colpite dagli eventi calamitosi dello scorso 8 luglio. Il violento tornado che ha infatti investito la provincia di Venezia impone una risposta immediata ed adeguata da parte delle istituzioni statali. Il Senato ha già contribuito in sede di conversione del decreto legge 78 e ora tocca a quest'Aula esigere che il Governo agisca subito a tutela dei nostri concittadini veneti. L'esecutivo, è bene riconoscerlo, si sta muovendo per arginare l'emergenza, ma occorre pensare sin da subito anche a quelle misure di medio e lungo termine che consentiranno alle zone colpite di potersi rialzare. In questi frangenti la sospensione o l'esenzione dei tributi, la predisposizione di fondi ad hoc, l'allentamento del patto di stabilità per i comuni interessati dal disastro, il sostegno ed il recupero dei beni e attività private presenti su quel territorio sono tutti strumenti di uno Stato che si fa alleato del cittadino e sono la prova della vitalità di quel patto costituzionale che ci lega e garantisce la convivenza. Non solo occorre già pensare al recupero del patrimonio architettonico e culturale costituito del Veneto, nonché a porre in campo efficaci misure, come diceva giustamente l'onorevole rappresentante del Governo, per cercare di contenere i danni e le ferite inferte ad un territorio già prostrato dai precedenti eventi calamitosi. Rispetto a ciò è chiaro che il Governo sia l'organo nel quale necessariamente sono riposte tutte le aspettative sia delle popolazioni oggi in difficoltà sia delle forze politiche che in questa sede la rappresentano. Non deludere tali aspettative è allora essenziale. La mozione che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione cerca dunque orientare l'attività del Governo verso questi obiettivi, la cui necessità ed urgenza è sotto gli occhi di tutti. Invito dunque i miei colleghi a prendere atto della grave situazione che sta interessando il Veneto, aggravata in queste ore dalla tragedia provocata dalla frana in Cadore. E nell'esprimere il voto favorevole della componente socialista alla mozione, essendo adesso più che mai necessario un'azione di governo efficace e all'altezza della prova cui il Veneto e l'Italia ancora una volta sono chiamati ad affrontare. Grazie. Grazie. Onorevole Busin, la intende svolgere? Sì, prego. Brevissima battuta, mi consenta. Non faremo mancare ovviamente il voto favorevole alle mozioni e volevo ribadire che con queste mozioni noi offriamo anche un'occasione al Governo per recuperare, perché la risposta del Governo in questo frangente è stata troppo timida nei confronti di un popolo che si è sempre dimostrato in prima linea quando c'era da soccorrere altre popolazioni della penisola e che, voglio ribadirlo, contribuisce con un residuo fiscale di oltre 20 miliardi all'anno ai bilanci di questo Stato. La risposta è stata troppo debole, ci aspettiamo di più e ad aumentare anche la distanza che si è creata dopo l'evento calamitoso fra i veneti e il governo centrale c'è stata anche
lo scarso spazio riservato a questo evento dai media nazionali, in particolare la RAI, che l'hanno derubricato quasi un forte temporale, assolutamente sproporzionato lo spazio riservato rispetto all'entità dell'intervento. Il governo ha l'occasione di recuperare, abbiamo indicato come farlo.